Ciao Lucia, oggi a vostra richiesta faccio il tutorial di questo giacchino per bimba che avevo già fatto e in pratica mi avete chiesto appunto come è stato realizzato, quindi ho deciso di farvi il tutorial. È molto semplice, si parte da una piastrella granny, dopodiché si aggiungono le maniche. È veramente molto semplice. Io questo l'ho fatto per una bimba di 2 anni, quindi poi vi dirò le misure e quant'altro. Allora, l'ho fatto con un filato 100% sintetico. Ho usato il filato Bravo, che trovo molto bello ed è anche molto molto caldo. Come al solito io vi lascerò il link di merceria.spillo, che è la merceria dalla quale mi rifornisco. L'ho lavorato questo filato con un uncinetto numero 5, semplicemente perché volevo che fosse molto molto morbido il punto, però come qualcuna di voi sicuramente sa, il filato Bravo certamente si può lavorare anche con un uncinetto inferiore. Ho deciso di usare questo appunto perché volevo che rimanesse molto arioso il punto, in quanto ritengo che il punto granny sia un punto che già di per sé è molto pesante e quindi non volevo ulteriormente appesantire la lavorazione facendola troppo stretta. Direi che come dire, il filato è molto adatto. Io l'ho proprio ho voluto usare questo filato appunto per dare comunque farlo bello come dire spesso e pesante, perché volevo usarlo come cappottino mezza stagione e di conseguenza l'ho fatto, oppure per la stagione molto fredda da usare proprio come golfino pesantino. Per questo ho usato un filato che ha uno spessore, quindi che non è molto sottile. Ovviamente se volete farlo per come giacchino da mettere d'interno, quindi in casa o comunque al chiuso, essendo per bambini vi consiglio magari un filato un pelo più sottile, perché risulta veramente veramente molto caldo. Come vedete, sulle maniche ho adottato il sistema di diminuzione che trovate comunque tra i miei video, quindi vedete che la manica riduce gradualmente senza quindi avere diminuzioni troppo repentine. Io l'ho adottato sulla manica bimbo, ma questa diminuzione può essere usata anche per gli adulti. Quindi stesso sistema per adulti o bambini. Questo giacchino io l'ho fatto per bimba, ma è adattissimo anche da adulto. Quindi l'ho solo fatto piccolo. Lo stesso principio e la stessa costruzione è anche per adulti. Molte di voi mi avevano chiesto appunto non per bimbo ma per adulto questo giacchino, e basta continuare a lavorare la piastrella. Quindi io qui mi sono fermata ad una decina di giri, ma se lo volete fare da adulto basta ingrandire la piastrella. Quindi non ha una vestibilità prettamente da bambino o da adulto. A seconda della misura che scegliete della piastrella, cambia la taglia, la costruzione è la stessa. Per il colletto ho adottato semplicemente il granny è passato a maglia alta, semplicissima, per dare proprio una costruzione diversa al colletto. Ho messo questa tipo di chiusura perché non lo volevo chiuso, ma volevo che rimanesse aperto, ma solo affrancato sul colletto. Poi, se a voi invece non piace questo tipo di chiusura, potete tranquillamente mettere i bottoni, quindi farete magari un giro in più che permette di avvicinare meglio i due lembi e mettete dei bottoncini. Per la rifinitura in basso invece ho fatto un semplice punto
appunto ventaglietti, giusto per dare questo anche sotto vostro suggerimento. Io l'avevo lasciata semplice, non avevo fatto una rifinitura particolare e avete espresso questo vostro parere che forse era troppo, sembrava non rifinito, e quindi ho aggiunto un semplicissimo bordo a ventaglietti solo nella parte inferiore. Il resto è chiuso con un giro, quindi è rifinito con un semplicissimo giro di maglia bassa, e il polsino con la costina. Bene, credo di avervi dato tutte le informazioni. Vi dico che ho usato per questo giacchino più o meno 200 grammi di filato, quindi 4 gomitoli di filato Bravo. I gomitoli di Bravo sono da 50 grammi, e quindi niente, adesso che avete tutte le informazioni passiamo al tutorial. Allora, per il nostro progetto, come vedete, io ho già fatto la mia bella piastrellina granny, e vi dico anche per dunque mia figlia che ha 2 anni, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giri. Quindi ho fatto 10 giri, ricordatevi che i giri del granny si contano dagli angoli, è più facile perché almeno non avete l'alternanza, e quindi ricontiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 giri. Io per lei ho fatto 10 giri, ho preso la misura su una sua magliettina, quindi ho appoggiato la magliettina e ho guardato la larghezza della maglia, quindi e comunque dove arrivava lo scalfo della manica, dove iniziava la manica. Quindi, siccome non do per scontato che tutti sappiate fare la piastrella granny, adesso l'avviamo insieme. Dopo procederemo con fare appunto gli scalfi per le maniche. Allora, ecco qui, ho preso il mio filo, facciamo il mio bel cappietto. Allora, aspettate un attimo però, perché voglio mettere a fuoco un po' meglio, perché vedo che non è messo a fuoco bene bene. Allora, faccio il mio cappietto, non lo stringo tanto perché, come voi sapete, io uso il cappietto come anellino magico, quindi come cerchio magico, quindi non vado a stringerlo eccessivamente. Vado a fare 1, 2, 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta. Accendiamo un pochino. Oh, ho sbagliato, scusate ragazzi. Facciamo così, volevo avvicinare, invece ho, come si dice, 1, 2, 3, scusate, 4, perché il primo è l'anellino. Carichiamo, entriamo quindi nella prima catenella e andiamo a fare la nostra seconda maglia alta, appunto la prima sostituita dalle 3 catenelle. Carichiamo e facciamo la nostra terza maglia alta. Ecco qui, 2 catenelle di separazione. Di nuovo carichiamo, andiamo a fare altre 3 maglie alte consecutive, 1, 2, 3, stringiamo un pochino perché si allarga intanto mentre lavoriamo, 2 catenelle, quindi è il nostro secondo angolo. Rientriamo nel cerchietto e facciamo altre 3 maglie alte, 1, 2, scusate il gomitolo, e 3, 2 catenelle di separazione, quindi stiamo andando a fare il nostro, ecco qua, intanto vado avanti a stringere, vedete abbiamo fatto 3, 3, 3, quindi siamo al nostro terzo angolo, quarto angolo in realtà, perché il primo adesso lo andremo a chiudere insieme, e quindi entriamo e facciamo le ultime 3 maglie alte, quindi 2, 3 maglie alte. Ora stringiamo perché continua ad aprirsi, ma è normale quando non si fa l'anellino magico, va avanti ad aprire. Dopo noi, quando fermeremo il filo, si fermerà, basta, non si muove più. Allora, per chiudere io faccio la chiusura
Granny per rimanere sempre al centro dell'angolo. Quindi facciamo in questo modo: invece di fare le due catenelle e entrare con una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio, io carico, entro nella terza catenella d'inizio in questo modo, prendo il filo e vado a fare una semplicissima maglia alta. Vedete, abbiamo chiuso, ma io sono al centro dell'angolo e quindi non ho bisogno di camminare poi lungo i lati per arrivare all'angolo. Fatto questo, mi alzo con 3 catenelle, che sarà la nostra prima maglia alta, giro il lavoro e vi spiego il perché. Allora, vedete che la mia piastrella ha... Vabbè, questa è scura, non so se si vede benissimo. Vediamo se riesco a farvelo vedere dal lavoro già fatto. Vedete la mia piastrella che non storta gli angoli? Se noi giriamo sempre il lavoro, evitiamo proprio che si crei quella brutta torsione nel senso di lavorazione. Con le tinte unite non si vede tantissimo, ma se usiamo dei filati sfumati si vede proprio che inizia a girare il lavoro, e a me personalmente non piace granché quell'effetto. Di conseguenza io ogni volta giro il lavoro. Quindi abbiamo fatto le nostre 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare il nostro metà angolo. Quindi entriamo nel... vediamo se riesco a schiarire ancora un po', così, ecco qua. Entriamo nell'angolo dove abbiamo appena fatto le 3 catenelle con una maglia alta e di nuovo rientriamo sempre nello stesso angolo con una maglia alta. Quindi vedete, abbiamo creato metà angolo, una catenella, entriamo nell'angolo successivo, perché ora abbiamo fatto solo gli angoli, quindi non abbiamo lati, abbiamo solo angoli all'inizio, con 3 maglie alte, sempre qua nell'angolo, al centro dell'angolo, 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Vedete? Abbiamo il nostro angolo. Me lo giro dritto così lo vedete meglio. Di nuovo catenella, di nuovo carichiamo, altre 3 maglie alte nel prossimo angolo, quindi 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo, sempre nello stesso foro, quindi sempre nell'angolo, 3 maglie alte, 2 e 3. Catenella, di nuovo angolo, 3 maglie alte, 2, 3, 2 catenelle e sempre nello stesso foro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella ed ora rientriamo da dove siamo partiti. Quindi vedete, abbiamo fatto metà angolo, quindi carichiamo il filo, entriamo sempre nell'angolo dove ne abbiamo già fatto mezzo e facciamo le nostre 3 maglie alte che mancano per finire l'angolo, 2 e 3, per chiudere l'angolo come abbiamo fatto in precedenza. Quindi non facciamo le 2 catenelle ma carichiamo e andiamo a fare nella terza catenella di inizio una maglia alta e ci ritroviamo nuovamente all'interno dell'angolo. Facciamo ancora un giro insieme così vi faccio vedere i lati. Quindi facciamo 3 catenelle, di nuovo voltiamo il lavoro, rientriamo nel foro dello stesso angolo e facciamo 2 maglie alte, quindi sempre una sostituita dalle prime 3 catenelle e altre 2 maglie alte. Vedete, abbiamo rifatto un'altra metà angolo, una catenella di separazione.
Ora abbiamo un foro sul lato, quindi cosa facciamo? Tre maglie alte all'interno di questo foro, quindi classico punto granny. Io lo so che sono un po' tediosa nel volervelo spiegare sempre, però non do per scontato che tutti voi sappiate fare il punto granny, perché può essere che qualcuno veda questo cardigan, non sappia ancora fare il punto granny, almeno ha la spiegazione completa. Vi faccio vedere ancora questo giro, giusto per non lasciarvi la spiegazione incompiuta della piastrella granny, però ovviamente poi continueremo da sole. So che per chi già lo sa fare è noioso sentire sempre le stesse spiegazioni, però mettiamoci anche magari un po' nei panni di chi non lo sa ancora fare e quindi spieghiamo bene per tutti. Quindi ho fatto le mie tre maglie alte, catenella di separazione, entriamo nell'angolo e lo facciamo normalmente, quindi 3 maglie alte, 3, 2 catenelle, quindi ricordate sempre sul lato la separazione di una catenella sola, nell'angolo 2 catenelle, di nuovo entriamo e facciamo altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Questo tintinnio noioso sono i miei braccialetti, adesso appena metto in pausa li tolgo così non do più fastidio, perché dà fastidio a me, immagino a voi. Quindi catenella, entriamo nel foro, quindi del lato, 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, una catenella, prossimo angolo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Di nuovo catenella, entriamo sul lato, sul foro che c'è nel lato, 1, 2, 3 maglie alte, di nuovo catenella, di nuovo angolo, 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella, prossimo foro sul lato, 1, 2, 3 maglie alte, catenella, andiamo a chiudere il nostro metà angolo, quindi entriamo di nuovo nel foro dove abbiamo fatto le prime 3 maglie alte di partenza e quindi facciamo 3 maglie alte, 2 e 3 maglie alte e chiudiamo con una maglia alta sulla terza catenella d'inizio. Ecco qui. Ecco qui fatto la nostra piastrella granny. Ora procederemo sempre nello stesso modo, quindi 3 catenelle, voltiamo il lavoro, facciamo metà angolo sempre nel foro da dove siamo partiti, una catenella, entreremo con 3 maglie alte in questo foro, una catenella in quest'altro foro tra le maglie, altre 3 maglie alte, negli angoli sempre, quindi catenella di separazione, nell'angolo di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e quindi questo per una, allora, fatto con il filato, io lo sto lavorando con l'uncinetto numero 5, ecco, questa cosa non ve l'ho detta in partenza, ma tanto poi comunque vi avrei messo nella nota iniziale con che filato e comunque poi metto nelle note con che filato e con che uncinetto lavoro, quindi poi avrete
avrete visto tutte le misure, perché poi ovviamente sarà l'antefatto, lo registrerò dopo, ma sarà l'antefatto. Dunque, appunto, uncinetto numero 5 e filato bravo. Abbiamo detto che con questa dimensione sia di uncinetto che di filato, io per una bambina di 2 anni ho fatto 10 giri. Ora proseguiamo con gli scalfi per le maniche. Allora, io voglio dare un effetto diverso al mio cardigan e quindi ho deciso di fare un cambio colore. Quindi non farò come ho fatto nel cardigan precedente, tutto il cardigan di un colore e le rifiniture, le maniche di un altro, ma procederò cambiando in questo momento il colore. Lì va a gusti, quindi non c'è una regola. Non c'è una regola. Allora, io ho come riferimento il cardigan precedente e quindi che cosa faccio? Allora, so già qual è la misura per, diciamo, lo scalfo della manica, e io so che il mio scalfo è di 1, 2, 3, 4, 5 motivi, quindi io calcolo così 1, 2, 3, 4 e 5 motivi, quindi essendo, aspettate, 5 motivi, 1, 2, 3, 4, 5, essendo da 10 la piastrella, so che a metà avrò l'apertura della manica. Voi ovviamente misurate su una magliettina che già avete proprio l'altezza e quindi la misura del vostro scalfo manica, quindi dalla spalla al sottoascella misurate, così avete esattamente la misura. Io so che è così perché l'ho già misurato in precedenza e quindi, essendo lavorato sul granny, ho contato quelli che sono i blocchi, i moduli del granny, e quindi so già che devo arrivare lì. Quindi cosa faccio? Io ho fatto il cambio colore, quindi adesso mi aggancerò su un angolo. Partite sempre dagli angoli, così non avete, se partite sempre dagli angoli non avete giunture strane o strane linee antiestetiche. Quindi mi sono agganciata nell'angolo, faccio sempre le mie solite 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta. In questo caso non giro il lavoro perché sono già a posto. Per una bella riuscita del lavoro, comunque, facciamo in modo, se mi sono agganciata al rovescio andiamo al diritto, se mi sono agganciata al diritto andiamo al rovescio, giusto per avere una continuità di lavoro. Quindi, siccome sto facendo un giro dritto e un giro rovescio, è bello continuare con questo tipo di lavorazione, così non ci ritroveremo poi con 2 linee dritte che ci danno, insomma, magari un colpo d'occhio poco piacevole. Allora, andiamo sempre a fare il nostro angolo, 1, 3 maglie alte, quindi, e vado a lavorare tranquillamente le mie granny fino ad arrivare appunto a dove mi devo interrompere per fare lo scalfo della manica. Quindi io ho detto che salto 1, 2, 3, 4 e 5, so che mi devo fermare qua, in pratica mi devo fermare qua, quindi devo lavorarne 4, quindi 1, scusate, sono uscita, ritorno indietro così vedete cosa sto facendo, perché sennò diventa un po'... Allora, quindi finisco l'angolo, catenella, prossimo foro, quindi vado a fare il mio granny normalmente, 1, 2, 3, catenella, 1, 2, 3, catenella, 1, 2, 3,
catenella e l'ultimo, 1, 2 e 3. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4 e 5. Devo andare a farne ancora questo, quindi che rimane è lo scalfo della manica. Allora, credo sia rimasta un po' larga, no, ne faccio ancora uno io, perché effettivamente secondo me è larga. Quindi faccio uno. Ma è solo una questione di misure, non è una, la lavorazione è uguale. È perché adesso a colpo d'occhio mi sembrava un po' troppo larga rispetto alla manica che ho fatto prima, quindi devo aver calcolato un modulo in meno. Ma non vi preoccupate, è una cosa mia personale, niente a che vedere con la lavorazione. Allora, adesso cosa facciamo? Dobbiamo fermarci qui, non dobbiamo andare avanti a lavorare. Quindi faremo questo. Andremo a contare ogni maglia ed ogni catenella sottostante, perché dobbiamo rimpiazzarle con le catenelle per l'appunto. Quindi sono 1, 2, 3 maglie, 4 la catenella, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 più 20 la catenella che è praticamente quella prima di entrare nell'angolo. Quindi, allora, facciamo in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Quindi cosa facciamo? Fatte queste 20 catenelle, noi entriamo direttamente nell'angolo con una maglia alta. Quindi, maglia alta, facciamo l'angolo normalmente, quindi 3 maglie alte, andiamo a nascondere il filo che poi andremo proprio a nascondere con l'ago, 2 catenelle e 3 maglie alte, quindi procediamo tranquillamente a lavorare il nostro granny e 3 maglie alte. Quindi vedete, abbiamo fatto, abbiamo lasciato lo spazio per poi ricreare il punto. Ora andiamo a lavorare tranquillamente tutto questo lato e ci rivediamo per l'altro scalfo. Allora, come vedete, io ho già lavorato anche l'angolo. Ora non devo neanche più contare, so che devo fare 20 catenelle e quindi vado a farle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ho fatto le mie 20 catenelle, ora so che devo saltare, perché lo vedo, li conto, 1, 2, 3, 4, 5 blocchi, entro nel foro dopo il quinto blocco, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, devo entrare qui. Ovviamente io ho contato 5, voi a seconda della misura conterete i moduli che dovete saltare, che saranno sicuramente differenti dai miei, perché non abbiamo gli stessi moduli, quindi vedete, abbiamo saltato e adesso abbiamo due scalfi, quindi di qui, allora, vediamo se riesco a alzare così ve li faccio vedere. Allora, vedete, due di qui e due di qui. Ho dovuto proprio alzare tutto perché ho avuto dei problemi col cavalletto e quindi adesso è un po' fisso.
Quindi, allora, andiamo a concludere il giro fino ad arrivare all'angolo iniziale e poi vediamo come procedere per andare a ricostruire le maglie sui fori delle maniche. Eccoci qua. Allora, io ho già lavorato fino ad arrivare al lato del foro per la manica, avendo poi dovuto fare girare e tornare indietro, non vi ho fatto vedere la registrazione del lato dove non dobbiamo fare niente, quindi andiamo già sul lato che dobbiamo dove c'è la variabile, diciamo, quindi la variante. È inutile che vi faccio vedere un lato dove non c'è niente da fare. Quindi andiamo a lavorare il nostro punto granny fino ad arrivare al foro per la manica, quindi andiamo a lavorare proprio fino a lì, così vi faccio vedere come poi si interviene in quel caso. Quindi vado un po' in fretta perché vabbè, non voglio annoiarvi col granny che oramai è diventata una mia costante. Io faccio molte cose col granny perché mi piace particolarmente, poi è abbastanza facile da spiegare, abbastanza facile da realizzare, abbastanza veloce, quindi ci si fanno un sacco di cosine facili e veloci e quindi insomma lo uso spesso. Ecco qua, siamo arrivati quindi l'ultimo blocco lavorato normalmente, quindi noi facciamo la nostra catenella, carichiamo, saltiamo la prima catenella dopo il blocco, andiamo nella seconda e facciamo una maglia alta, andiamo nella successiva catenella e facciamo una maglia alta, in quella dopo, trovandoci al rovescio, si fa un po' fatica ad entrare, però ecco qua, si può fare. Ecco qua. Abbiamo ricreato il granny sopra le nostre catenelle. Quindi catenella, saltiamo la maglia sottostante, quindi la catenella sottostante e andiamo a fare un altro modulo da 3 nelle 3 catenelle sottostanti, quindi 2 catenella. Di nuovo ne saltiamo una, entriamo nella successiva. Quindi una, due, faccio fatica, si vede che faccio fatica ad entrarci, ma io penso che la cosa più brutta da fare dopo i pipiolini sia entrare nelle catenelle. Allora, catenella, saltiamo sempre la catenella sottostante, quindi andiamo a lavorare il granny da zero, come quando si parte lavorando il granny in lineare, quindi non si parte da una piastrella, ma si parte da delle catenelle e bisogna creare l'avvio per il punto granny. Quindi andiamo a fare la stessa medesima cosa, quindi catenella, saltiamo sempre quella sotto, vedete, ci troviamo praticamente le tre maglie. 3 catenelle, una, due, tre, poi ovviamente, catenella, vedete, l'abbiamo ricreato tutto. Ora entriamo e lavoriamo normalmente l'angolo, quindi uno, due, scusate, intanto se ne sta andando la tovaglietta che uso per appoggiarmi per il lavoro. Ecco qua, 3, 2 catenelle e di nuovo, insomma, l'angolo normalmente, senza nessuna variante per questo lato. Per il prossimo lato ci sarà una variante anche sul collo, perché oramai avendo fatto questo, adesso questo lato sarà quello che per noi sarà il collo. E ho visto che per i bambini è molto scomodo che il collo sia largo come la schiena, perché
perché scivola, quindi andremo ad effettuare delle diminuzioni sul collo in modo che stringa e, rimanendo più stretto il collo, non scivola sulle spalle ai bambini. Se fate questo modello per adulto, se vi piace il collo scivolato, andate avanti tranquillamente dritti sul collo. Se invece vi dà fastidio che il collo scivoli troppo, perché comunque rimane un po' largo, ma lo stringiamo un pochino, allora andremo ad effettuare le stesse medesime diminuzioni. Quindi non ci sarà nessuna variante per il modello da bimbo, da bimba, o per il modello da adulti. Sarà la stessa lavorazione, potete solo decidere se stringere per il collo oppure proseguire dritti e quindi avere il collo un po' sceso. Quindi io vado ad effettuare questa lavorazione su questo lato e ci rivediamo per costruire di nuovo il granny sull'altro foro della manica. Ecco qui, sono arrivata quindi all'altro foro della manica, ho lavorato il mio angolo, ora faccio la catenella, salto ovviamente le tre maglie più una catenella sottostante e magari se la faccio maglia alta, andiamo a costruire come dall'altro lato le nostre maglie alte sulle catenelle, quindi blocco modulo da 3, ecco qui, catenella, saltiamo la catenella sottostante, entriamo in quella successiva, mi ostino a voler fare una maglia bassa, non si capisce per quale motivo, quindi 1, successiva, 2, successiva, 3. C'è qualcosa che non funziona, avevo una catenella in più sull'uncinetto, ecco qua, 3, sempre, ecco qua, la catenella, saltiamo la catenella sottostante, in quella successiva entriamo e iniziamo di nuovo il modulo da 3, 1, in quella successiva la seconda, e in quella dopo la terza. Abbiate pazienza, io e le catenelle non andiamo d'accordo. Catenella, di nuovo saltiamo la catenella sottostante e andiamo a fare di nuovo modulo da 3 nelle 3 catenelle sottostanti. Incredibile, sto entrando agevolmente, si vede che le ho lasciate un po' più morbide. Allora, catenella, quindi saltiamo ed entriamo nelle ultime 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, vediamo qual è questa, perché ogni tanto si aprono, ecco qua, perfetto, vedete che qua c'è una catenella che rimane, catenella, e ora ricominciamo a lavorare negli spazi il nostro granny. Ecco qui, vedete? Allora, abbiamo fatto questo, abbiamo creato quindi i nostri scalfi per le maniche, quindi tranquillamente andiamo avanti con la lavorazione. Ora direi che possiamo procedere col, se vi è più comodo mettere su questo lato in un punto qualsiasi un marcapunti per tenere presente che è il collo, perché se avete fatto una misura più piccola per un bimbo più piccolo oppure per voi e quindi avete diviso e potreste confondervi appunto su qual è il collo, potete tranquillamente mettere un marcapunti per segnare che questo è il collo, perché adesso al prossimo giro andremo ad effettuare delle diminuzioni su questo lato. Quindi terminiamo separatamente, quindi io adesso finisco di fare
questi lati, quindi poi qui andremo avanti a lavorare il granny normalmente, quindi moduli dentro i fori e catenelle sui moduli, quindi normalmente andremo avanti a lavorare come niente fosse. Ci rincontriamo quando arrivo su quest'angolo, così vi faccio vedere come diminuire sul collo. Quindi procediamo e ci rivediamo lì. Ecco qui, come vedete, ho concluso la ricostruzione del granny sulla manica. Vedete come viene bene? Praticamente è ben rifinita e tutto quanto. Ora andiamo a fare la parte del collo. Allora, in questo primo giro lavoriamo normalmente l'angolo, quindi l'angolo lo facciamo normale, come niente fosse. Ma ora procederemo ad andare a togliere tutte le catenelle dalla parte del collo. Quindi lavoreremo già subito così dopo l'angolo. Abbiamo fatto le 3 maglie alte senza catenella, entriamo nel foro successivo e andiamo a fare il modulo da 3 in questo modo. Quindi senza catenella entriamo direttamente nel modulo successivo, quindi nel foro successivo per fare il modulo. Quindi 2, 3. Di nuovo senza catenella entriamo nel foro successivo. 2 e 3. Nuovamente tutto senza catenella. Noi dobbiamo procurare al cardigan, avendo già superato la zona spalla, perché comunque se qui abbiamo lo scalfo della manica, la zona spalla l'abbiamo già superata. Qui siamo già nella parte collo, in pratica, perché ovviamente, come voi sapete, la spalla finisce qua, dove chiude. Quindi qui sopra, su questo giro, siamo già nella zona collo. E se non vogliamo farlo scendere, lo dobbiamo restringere. Perché, ripeto, se lo fate per adulti e vi piace che scenda un pochino, allora potete non fare nessuna variazione. Ma siccome io ho constatato che per i bambini è scomodo che scenda sulla spalla, ho deciso di fare, come può essere che anche a me dia fastidio, perché anche a me dà fastidio che scenda troppo sulla spalla. Un po' va bene, ma che vado in giro praticamente col cardigan che mi scivola dalle spalle non mi piace granché. E quindi preferisco avere dei restringimenti in modo che, essendo più piccolo e lavoro sopra, si ferma e non scende. Quindi sto procedendo nel restringimento del collo. Quindi vedete, ho tolto tutte le catenelle da questo lato, in questo modo, così. Quindi salto da uno spazio al successivo senza fare nessunissima catenella. E lo farò solo su questo lato, ovviamente. Il resto della cardigan andrà lavorato esattamente come lavorato fino adesso, quindi facendo normalmente, ecco, sono arrivata qua, ovviamente non faccio la catenella neanche per entrare nell'angolo. Mi sono interrotta, scusate, ma non voglio lasciarvi questo dubbio, faccio o non faccio la catenella, non la fate. Ricominciate a fare normalmente la catenella all'interno dell'angolo. Quindi adesso facciamo le 2 catenelle e di nuovo le 3 maglie alte perché abbiamo praticamente finito l'angolo. Quindi l'unico aumento che ci sarà su questo lato sarà quello. Vedete che sta restringendo? Adesso, se noi andiamo a piegarlo, ovviamente solo così, perché non abbiamo ancora le maniche, vedete che restringe? Sta leggermente curvando? Questo è quello che deve fare. Allora, ve lo metto tutto dentro in camera. Vedete? Deve curvare, perché se no scivola dalla spalla. Al prossimo giro io toglierò anche
una maglia da ogni modulo. Quindi toglierò anche una maglia da ogni modulo. Dopodiché io per gusto personale continuerò, quindi per quel giro di nuovo il granny, ma il giro dopo inizierò a fare maglia alta su questo lato, ma lo vedremo insieme naturalmente perché adesso proseguo, finisco il giro e ci ritroviamo quando sono di nuovo sul collo, perché adesso di fatto la variazione è solo sul collo. Tutto il resto del cardigan attorno va lavorato nello stesso medesimo modo. Arrivati di nuovo sul lato del collo, procediamo in questo modo. Allora, io ho lavorato metà angolo, faccio le 2 catenelle di separazione, rientro e invece di fare 3 maglie alte come fatto da questo lato dell'angolo, io inizierò a farne soltanto 2. Senza catenella di separazione, entro nel prossimo foro e faccio 2 maglie alte invece che 3. Di nuovo, senza catenella di separazione, prossimo foro, 2 maglie alte invece che 3. Di nuovo, 2 maglie alte. Nuovamente, 2 maglie alte. Una. Due, nuovamente 2 maglie alte. So che divento ripetitiva, ma è necessario al fine di riuscire a ricordare bene le cose. Quindi 2 maglie alte si allargheranno un pochino le catenelle, non vi preoccupate, tanto poi al prossimo giro lo faremo tutto di maglie alte e al giro dopo inizierà a stringere. Perché inizialmente si allargheranno le maglie alte, ma poi continuando a lavorare stringeranno e quindi verrà un effetto meno tirato, diciamo, di quello che viene così con anche gli spazi in mezzo. Vedete, uno e due, di nuovo, uno e due. Di nuovo, uno, scusate, e due, entriamo nell'angolo, uno, due, 2 catenelle e normalmente 3 maglie alte perché queste 3 maglie alte le contiamo già sull'altro lato dove non dobbiamo apportare diminuzioni. Vedete, praticamente abbiamo stretto. Allora, adesso arriccia, ma non vi preoccupate, poi a lavoro finito non arriccia più. Vi faccio vedere l'effetto nel momento in cui chiudiamo il cardigan. Vedete? Siamo praticamente usciti da quello che è la spalla. Quindi scusate, quando da qua usciranno le braccia e avremo la spalla, non scivolerà la maglia. Perché? Perché qua sta stringendo, quindi anche se scivola un pezzettino, qua viene bloccata perché abbiamo fatto questo restringimento. Non stringeremo più, altrimenti inizierà veramente ad arricciare vorticosamente, però vedete che fa questa curva ed è giusto così, deve curvare in questo modo. Ve la metto più avanti così lo vedete bene. Anzi, ve lo giro dal rovescio così si vede ancora meglio. Deve fare, aspettate, lo piego a metà, ecco qua. Deve fare proprio questo lavoro. Deve curvare così. In modo che quando noi poi andremo a rigirarlo, questa parte inizierà a crescere dritta e quando lo rigiriamo va a coprire, non si vede questa curva, ma è quella che ci impedisce di far scivolare il collo sulle spalle. Ripeto, se a voi piace, io qui per esempio l'ho fatto, vedete, questo qua l'ho fatto normale, vado su dritta.
Però vedete che è in linea con la spalla? Quindi quando la bambina avrà su questo, anche se sarà rigirato, a lei questo scivola. Cioè, se per caso gli scivola fuori un po' la spalla dalla manica, gli scivola il collo sulle spalle. Allora, per un adulto non è fastidioso perché comunque avere un po' di spalla scesa, può essere anche bello, ma per un bambino, secondo me, diventa molto molto scomodo e quindi vedete voi se lo realizzate per adulto e volete comunque restringere, restringete tranquillamente. Se lo volete realizzare per bambino, io vi consiglio in ogni caso di restringere proprio per evitare che scivoli e diventi fastidioso, anche perché i bambini giocano, saltano, corrono e avere su un cappottino, un cardigan che ogni 3x2 scivola giù dalla spalla, diciamo che limita anche i movimenti dei bambini, quindi lo sconsiglio. Poi i gusti sono gusti, ognuno può fare come vuole. Io vi sto dando questa soluzione per evitare che, insomma, per attenuare almeno un po' questa cosa, altrimenti avremmo dovuto addirittura qui chiudere. Nel senso che avrei dovuto andare avanti a lavorare solo su tre lati e poi cucire e fare un colletto a parte, ma volendo comunque costruire su base quadrata, vedete come fa questo lavoro? Quindi non andrà poi a... Io lo ecco così, così si vede bene. Vedete, rimane leggermente più interno, di conseguenza evita di scivolare poi sulla spalla, diciamo. Certo, scenderà un po' aperto, ma poi con i bottoncini si ovvia questo problema. Comunque, vedete, rimane dritto e è solo, proprio solo il pezzettino che serve per uscire dall'angolino della spalla, per evitare che ai bambini scivoli e dia fastidio. Bene, direi che questa parte di tutorial è finito. Adesso voi dovete semplicemente proseguire poi nell'altra parte di tutorial, ve lo faccio in due parti perché sennò diventa troppo lungo. Nell'altra parte di tutorial andremo avanti a costruire fino ad arrivare a chiudere e faremo ancora il pezzettino di collo. Io per adesso mi fermo qua perché ovviamente sennò diventa troppo lungo, quindi lo voglio dividere in due parti. Quindi niente, io mi fermo qui e proseguiamo nella seconda parte.